Pronto? Casa D'Alema? C'è Massimo? Pinuccio sono. Grazie, grazie. Massimo Pinuccio sono. Eh sì, va bene, ho saputo, ieri ho visto, ma io già lo sapevo. Senti, allora io sto andando a fare la domanda all'ufficio collocamento. Oh, allora, senti, preferenze, mettiamo, Presidente della Repubblica, ecco. Poi io direi pure Papa, che ho saputo che bene non sta benissimo, non si sa mai, secondo me, va bene, va bene. Poi, vabbè, mansioni, tu non sai fare niente, invento io, metto capacità inglese, sì, il computer, Word, lo sai usare, Word, Excel, quelle cose, no. Vabbè, io le metto, poi una notte ti metti con mia suocera e ti insegna tutto lei. Sì, capacità di lavorare con gli altri. Bah, mettiamola, diciamo, se sono sottoposti, sì, va bene, lo mettiamo. Va bene, io metto tutte queste cose e poi lei mando la domanda. Va bene, senti, nel frattempo io ti ho trovato un posto, in una pescheria, a nero, Massimo. Eh sì, per forza, perché se no non puoi chiedere l'assegno di disoccupazione, se risulta che lavori. Lavori qualche mese a nero. 700-800 euro al mese, chi te li deve dare? A nero, così poi hai l'assegno di disoccupazione. Se poi ti chiamano qua a lavorare, tu rinunci, vai là e facciamo tutta. Va bene. Ah, ci mancherai, Massimo, ci mancherai. Aspetta, che sta Sabino che ti vuole dire una cosa. Sabino, saluta Massimo. Levati davanti ai Gli coglioni! mancherai, gli mancherai. Senti Massimo, un'ultima cosa. Mi devi spiegare il fatto del gioco là. Come hai detto, se Renzi vince, io mi candido, se invece Bersani vince, si spacca, ripeti, Renzi vince, Bersani perde, io mi candido. Invece, Bersani vince, Renzi perde, si spacca il partito. Devo fare più veloce, sì, non c'ho la mano ancora a questo gioco, mi devo mettere col tavolino, con Sabino, a frecare i soldi, come facevi tu. Bersani vince, Renzi perde. Aspetta.